cosa fai? C'era uno che quasi fa un frontale con la macchina. Sempre bello quando Luna Colombo argomenta le affermazioni. Sì, anche secondo me, silenzio. Sì, anche secondo me, perché dove ci sono i laghi è sempre più bello il paesaggio. Vero? Poi c'è la neve, ci sono tutte le montagne intorno. Bisognerebbe provare a salire San Bernardino appena apre per vedere se c'è ancora la neve. Solo che San Bernardino è più basso, quindi... Sì. Magari la neve si squaglia prima lì. In tutto questo sono le 4:10 di pomeriggio, quindi è l'ora giusta per avviarsi verso valle, perché poi c'è una strada sola che scende e ci sarà veramente tanto casino. Ho lo zaino storto, vero? Sì. Mi tira da una parte, infatti. Sì, verso sinistra. Tira la cinghia verso destra. No, l'ho smollata a destra, perché era tirata a destra. Ah. Adesso è dritto. No. Pende tutto verso sinistra. Lo so, però adesso non mi dà fastidio almeno. Allora smollo anche a destra. Sì, così è troppo, Ma se fai una curva che ti pieghi. Infatti mi sta saltando via. Cioè, mi pende da questo lato? No, ti pende dall'altro. Mi pende da questo? Sì. Quindi devo stringere di qua. Sì. Adesso? Sì, un po' meno forse, però ti esce proprio dalla sella. È tutto, cioè, è praticamente tutto fuori dalla sella. Sai perché? Di lì c'è lo stabilizzatore che pesa di più e quindi lo zaino tende da quella parte. Sì, ho capito, ma così è veramente troppo, eh. Lo so, ma non è che sto facendo apposta, eh. Mi fermerò a sistemarlo meglio, mentre vado non riesco meglio di così. Luna? No, è tutta tirata. Adesso ce l'hai tutta tirata a sinistra. Oh, così sono tirati uguali. Va bene. Così sono uguali. 1 week later. Com'è guidare senza zaino, avendo sbolognato tutto nelle borse? Bellissimo. Vero? Sì. Meanwhile. Occhio che c'è una macchina. Un'altra macchina. Vai. Comunque a dare le istruzioni fai cagare. Ma se no... La mia sinistra o sinistra? Ma se siamo rivolti verso lo stesso verso? Fa niente, devi spiegarti meglio. Ma scusa, eh? Boh. Prima c'erano due signori che si chiedevano perché questo lago completamente sciolto, mentre il successivo, che è anche leggermente più in basso di quota, è completamente ghiacciato. E la risposta secondo me è che qui entrano diverse cascate e quindi smuovono la superficie dell'acqua, facendola quindi sciogliere prima, mentre dall'altra parte non ci sono cascate che entrano, ma la neve si scioglie progressivamente dentro all'invaso e quindi questo, non facendo muovere la superficie dell'acqua, rallenta il disgelo. Bene, chiudiamo qua la puntata di Discovery Channel. Ero Sbuzzini per Discovery Channel Italia. Salve. Micchia, mi è arrivato un rattilo addosso. Sembra un proiettile. Adesso passiamo sopra alla diga. Figata, appena riasfaltato tra l'altro. Qua praticamente come andare in, cioè tipo come quando vai controcorrente nel fiume. Ha lavato le moto, non devo neanche passare l'autolavaggio. In realtà Luna, ho visto il mio scarico, il tuo scarico, fanno cagare. Guarda qua che bello. Oh, che bello, tutta la pioggerellina. Trrr.
andata in botta? Sì. Bene, bene, bene. Come dice sempre il mio parrucchiere calabrese. Ma bene o pene? No, no, dice bene, per fortuna. Ah, ok. Se dicesse pene, pene, pene mentre mi mette le mani in testa, non è che sarei molto tranquillo. Voglio anche raccontare un aneddoto. A 6 anni vado a tagliare i capelli da Vincenzo. È una vita che vado da Vincenzo. Infatti ha visto il declino della mia capigliatura. L'ha vissute tutte le fasi da folta chioma a 4 peli di culo. Però Vincenzo dice che secondo lui non diventerò completamente calvo. Secondo me ci spera, perché almeno continuo a pagarlo quando vado a tagliarli. Non so se la sua è una speranza o una certezza, comunque. Vabbè. Comunque vado da Vincenzo e mi dice: come li tagliamo? Nel mentre c'era lì mio nonno che mi ha accompagnato, perché avevo 6 anni, non è che vai dal parrucchiere da solo. E io gli rispondo: alla Ronaldo. Ma il Ronaldo che c'era quando avevo io 6 anni era Ronaldo il fenomeno, quello che giocava nell'Inter, il vero Ronaldo. E praticamente era rasato a zero e davanti aveva la mezzaluna. Rasato a zero e davanti la mezzaluna, cos'è? E tipo aveva una specie di mezzaluna davanti. Boh, era una capigliatura strana. E un'altra volta invece alla Ronaldo, in quel periodo lì era rasato proprio a zero. E quando sono tornato a casa, da bambino avevo i capelli biondissimi, quasi bianchi praticamente. Mia madre mi ha visto pelato sostanzialmente e si è presa malissimo, perché diceva che sembravo malato. E quindi mi ha fatto andare in giro col cappellino per 2 settimane, dicendo che altrimenti mi sarei anche scottato troppo la testa. Avrei insultato tuo nonno. Da allora penso che la fiducia nei confronti di mio nonno sia proprio scemata totalmente. E questo era l'aneddoto che volevo raccontarvi. Ma è una storia vera, non è una cazzata. Comunque, tra un aneddoto e l'altro, siamo arrivati giù dalla parte più panoramica del Colle di Nivolé. Inizierà il traffico, sicuro. Cioè, in realtà la mia moto non la sento. Sento il MIV di Luna qua dietro che scoppiatta il rilascio. Che lei non dice niente, ma in realtà so che ogni scoppiatto che fa il rilascio è lì che ride nel casco. Senti come canta. Many months later. Ho fatto spostare tutti, col mio scarico MIV. Si sente la bella presenza, perché l'ho lasciato catalizzato, perché sennò mi frastagliava le orecchie proprio in una maniera allucinante, perché sennò avrebbe fatto ancora più casino. Sto delirando. Meanwhile, che mi ha rotto il 3 anni di regalarle lo scarico, penso che adesso le ho regalato addirittura la moto intera. Grazie amore. Cioè, non è proprio un regalo, è un comodato d'uso gratuito. Vabbè, sarà un comodato d'uso gratuito, ma è sempre mia. Così funziona la vita. È la famosa legge della vita. Flashback. Apri il tappo. La mia è vuota, completa. A parte che costando 2 euro al litro. Sì, appunto. Dovrebbe starci. Natale anticipato. Come tutte le volte. Sì, siamo già a 15,60 euro. E la madonna. Sì, ho detto sì, magari non ci stanno. Non è neanche piena. Cioè, nota bene, ho prelevato 20 euro dal mio conto per far benzina alla tua moto. Ma è la legge della vita, Quale sarebbe? Che End of flashback. A un certo punto mi piacerebbe mettere anche la terza. E anch'io. Beh, io sai cosa ti dico? Cazzo, ma non è un gay, mica merda, mica noccioline, Non scende, non sale nessuno. Se vi interessa, vende GPL. Questa che mi ha tirato la neve sopra. Vendo GPL? Vende GPL. 1216 valvole e 80 cavalli. Ottima meccanica. 5 anni bollo gratis. 1500 euro. Wow. Beh, buona strategia. Stai attento. Non saliva nessuno, vedevo a chilometri. Oh, c'è un cane dietro. Oh, ciao.
Ma non capisco se puzzo io. No, sono i freni delle macchine. Oh, un'altra 09 sfluo. Comunque la 09 sfluo, colore e modello più bello della 09 mai fatto. Insieme alla Night Fluo, anche quella è bella. Sì. Sarebbe molto figo che tu prendessi la Night Fluo, eh. Boh. Mi piace di più quella lì. Cosa fai? Che c'era uno. Uno che quasi fa un frontale con la macchina. Ti aspetto, eh. Arriva una macchina. Altra. Scooter. Moto. Ciao fans, farò una storia molto brevemente in macchina al sole prima di morire asfissiato. Ieri ci avete riconosciuto veramente in tantissimi al Nivolé e vi siete fermati a chiacchierare con noi o ci avete salutato solo mentre andavate. Tipo, mi ricordo un ciao Eros da un ragazzo che stava scendendo verso valle mentre eravamo fermi a mangiare. E vi ringraziamo di questa cosa e ci ha fatto piacere incontrare un sacco di fans.